Non fermarti finché non ne hai abbastanza, che è un po' quello che noi diciamo agli ascoltatori di cordialmente Gigione Giavo. Gigione Giavo. Esatto. Dopo aver sentito Linus i fiati di questo pezzo, che sono strepitosi, per un'associazione, sai, di quelle un po' estreme, mi sono tornati in mente i Memphis Horns, che tu forse non hai mai ascoltato. So chi sono, sì. Vado un attimo ad aprire. Sto andando con calma, chi è? Grazie, Michael Jackson. Sempre, sempre in disatteso. Vieni, vieni, vieni dentro. Vieni. Sempre, grazie. Criminal Thriller. Black or White. Black or White. Ha ragione, comunque, grazie Michael Jackson. E quindi Memphis? No, mi sono ritornati in mente i Memphis Horns, che noi avevamo chiamato sul primo disco perché sapevamo che avevano suonato con Zucchero, quindi ci aspettavamo una roba così. Vado un attimo da prima. E poi ci siamo accorti che non erano in grado di mettere due note insieme. C'è un altro. Prego. Grazie Michael Jackson. Ma ti ho detto di entrare, ma vieni dentro. Ma è timida. Dai, vieni. È un vieni. Po' come Dolcetto Scherzetto. Lei apre. Grazie per averti messo, per esserti integrato con gli altri. Ma vieni, sì, vieni dentro lo studio nuovo, vieni, mettiti lì. Stavi dicendo, Elio, che sono arrivati questi Memphis Horns e non erano in grado di mettere i Memphis Horns, che noi avevamo assoldato, oltretutto, non è che li abbiamo fatti arrivare così. Poi eravamo il nostro primo disco, quindi tutti emozionati. Vai, Memphis Horns, dai, che se no la mando. Scusami, via. Scusami, chi è? Grazie Michael Jackson per essere scusa, mi fai dire una roba sui Memphis Horns? Grazie Michael Jackson per essertene fregato. Ok. Da persona umana che tutti volevano. Ok. Volevi dire? E niente, ho detto tutto, cioè noi eravamo tutti emozionati, ci aspettavamo brutto, una roba di questo tipo, cioè e eravamo lì pronti, gli aveva scritto delle parti belle eccetera, e poi invece si possono apprezzare negli intermezzi fra un pezzo e l'altro le loro prove, che sono e lì come si fa, chi parla lì? E lì è grande diplomazia, tipo ok, magari questa frase è un po' troppo stretta, magari anziché fare facciamo pam pam pam, ok, all right, ok, we can do this, che sono poi gli stessi che facevano perché fino lì arrivano, fino lì sono fortissimi, se gli metti qualche nota in mezzo vanno in merda, perché noi non lo sapevamo, ma ci hanno poi detto che già sul quella frase lì erano andate in crisi. C'è la prima parte. Però lui ti ha saputo dopo questo. C'è due ottavi. Era un casino. Senti, ho visto che hai ricevuto un dispaccio, Elio. Sì, è arrivato un dispaccio perché Linus, questa edizione. Diciamo, è un dispaccio o un gaspaccio? Un gaspaccio. Questa edizione, diciamo, questa serie di Cordialmente Gigione Giavo, sì, ha degli spazi nuovi, completamente nuovi. Tra l'altro uno di questi spazi nuovi è questo spazio, certo, che sembra di essere a New York con tutti questi grattacieli pazzeschi che c'è, e invece è solo della carta. Tra l'altro, Leone, scusa, ti interrompo solo per dire una cosa. Tu hai citato un mezzo che sembra anche un po' obsoleto, fuori dal tempo, ma per esempio in Colombia, tra i vari cartelli della droga, quando si devono parlare di droga si mandano un dispaccio. Mi lascio lì. Senti, invece i cartelli della droga come sono? Dare la precedenza al narcotrafficante. Esatto, cocaina. Stoppa lo smazzo. Hashish. Sono i cartelli della droga. C'è la freccia. Hashish 35 km. Cocaina 15 km. E quindi il tuo dispaccio, allora, cosa? Il dispaccio dice che quest'anno ci sarà un nuovo appuntamento, tra l'altro richiestissimo. Ok. Non si sa come mai. Intitolato La parola del giorno, e quindi andrei con la sigla. Ma ora in onda La parola del giorno, uno spazio che si occupa di una parola. Una sai parola che credevo che fosse una roba di fede, la no, parola no. Pensato, beh, quasi infatti. Ci voleva Alberto Lupo qui, una parola una parola ancora, bravissimo. Purtroppo non c'è più Lino. La parola di oggi, lunedì 3 ottobre 2011, è cesso! Caspita! Cesso! Questo termine che viene usato molto spesso con un significato anche un po' così dispregiativo. Sei un cesso. No, così non mi piace. Sì, guarda che cesso! Esatto. Non il bagno, ma una. Sì, uno, no, no, detto da donne verso un uomo. O tipo vado al cesso. Vado al cesso. Vado da una bruttina. Ah, anche giusto. Sì. Sì. Okay.
No, ma anche vado al cesso, come dire vado in bagno, però cioè, se non se dico voce vado del verbo in bagno, cessare. E qui casca l'asino, Lino! Che non sono io. Perché cesso, tra l'altro nella sua forma siciliana, secessu, che non conoscevo, Linus, però tu che arrivi da quelle parti forse invece lo sai. In Sicilia sì. Si dice secessu. Non la conosco. Non lo sapevi? No. Vabbè, invece essendo pare che si dica secessu. Beh, però sei più tu di quelle parti che io. Sì, sono un terrore. Cioè, okay. La guerra di secessione. Ti sto bruciando tu. Esatto. Dal latino cessus. Ok. Cessus, participio passato di cedere. Cedere, ritirarsi, o meglio ancora, come la forma che vi ho detto prima, sicula, insegna secessus, cioè secedere, participio di secedere, cioè cedere se stessi. Ah, beh, ma allora. Appartarsi, confrontare con il francese ritirata, cioè quel luogo, Linus, anzi Pachi, ascoltami con attenzione, cesso, quel luogo appartato della casa ove si suole deporre le superfluità del ventre. Le superfluità del ventre. Quindi, Linus, per estensione, no? Sì, sì. Secesso è il luogo dove si cede, esatto, se stessi, cioè è il luogo dove avviene una secessione, una cessione di se stessi. Quindi il cesso è il luogo dove avviene la secessione, e quindi dove avviene la Linus divisione. La cagata! Quindi la secessione è la cagata, ragazzi! Tra ma è chiaro! Scusami, mi fai collegare le cose pazzesche. Un esercito, una truppa che batte in ritirata. Bravissimo! Cioè, vanno la ritirata perché? Perché sostanzialmente a livello militare hanno fatto cagare. Bravissimo! Certo, perché tu dici, non sei riuscito a cagare. Quindi la secessione è la cessione della parte superflua di se stessi. Avete è una cagata! Ho ascoltato parole. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Mina in italiano, poi Dalida, poi negli ultimi tempi anche una cantante francese che si chiama Zap Mama, e di fianco sempre le più belle voci contemporanee: Alberto Lupo, Alain Delon, ultimamente Vincent Cassel. In mezzo l'ho fatta io con Platinet in maniera orrenda. Infatti, ma come mai non chiamano ancora te? L'ho fatta 10 anni fa con Platinet in una versione, ripeto, orrenda, che mi piacerebbe ripetere. Ma perché Platinet orrendo? No, era orrendo io. Ma perché non hai messo quella allora? Perché era orrenda, evidentemente. Questa era molto bella. State ascoltando Radio DJ, cordialmente gigioneggiavo, eccoci qua fino alle 11 insieme, poi arriva il Vitiello. Ogni tanto appunto qualche piccolo spot che va al di fuori del cosiddetto cluster ufficiale, qualche piccolo contributo che va soltanto anche alla causa. Inserzionisti. Cioè, vi faccio un esempio: la bottiglia di grappa di questa sera, chi è che l'ha pagata secondo voi? Il Gruppo Espresso. E no, la paghiamo con i fondi che raccogliamo con questa piccola comunicazione. Il Espresso al massimo ti paga un caffè. Però tu mi sei. Ma no, cioè di più è difficile che sgancia. Dai, 30 secondi. Signore, perché scegliete le... Io le scelgo perché pure se sono piccole mi danno un risultato così anche sul grembiule di mia figlia. Io le scelgo perché sono fatte con una formula potentissima. Io le scelgo perché sì che sa come si fanno le... Le hanno inventate loro. Esse le scelgono perché la prima non si scorda mai. E voi? Possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Ma era Fabio il testimone, eh? Fabione! Che amico, sempre molto gentile. No, ma alla fine che cosa reclamizzava? Lui si è prestato perché, come le campagne sociali, quelle tipo contro l'abbandono dei cani, certo. Chi contro non le fa? L'ubriachezza al volante, lui si è speso subito, si è dato. Adesso c'è la pubblicità vera, 2 minuti e poi torniamo, forse 3.